Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo ad affrontare una sottosezione del modellismo, e cioè le Mini Z. Appassionando sempre di più a queste piccole ma grandi, perché hanno delle grandissime potenzialità, macchinine. Che cosa sono le Mini Z? Essenzialmente queste qui, eccole qua. La differenza è che vabbè, una è buggy, l'altra invece è stradale. Queste sono di DP Modellismo, che me le ha date appunto per portare il contenuto e per portarvi questa nuova passione, anche un'altra che sta nascendo. Ma non solo, questo lo faccio per un po' per diversificare, perché come questo qui porteremo anche altre cose, che possono essere barchette, che possono essere elicotteri. Insomma, DP su questo mi darà un bel po' una mano, perché mi fornirà dei materiali che sennò, cioè raga, è impossibile andare a comprare a destra e a sinistra roba, per quanto comunque sia lo farò. Però va bene, grazie a DP Modellismo che ce li fornisce e ci semplifica la vita. Essenzialmente la differenza qual è? Sono delle chioccio e tantissimi le considerano soltanto dei giocattolini. In realtà c'è una possibilità di personalizzazione incredibile con queste qua. Cioè si può trasformare in brushless, potete farla diventare tutta in metallo. È utilissima, raga, su on, perché l'ho provata per allenarsi anche nei mesi in cui fa freddo, piove, non si può andare in pista magari perché è allagata, perché ha piovuto troppo il giorno prima. Invece con queste qua la manualità la tieni allenata e migliori, perché il funzionamento, specialmente sull'on ovviamente, è similissimo poi dopo anche quando guidi a un 1.8, ecco. Senza poi parlare del fatto che queste qui sono delle vere e proprie auto da collezione. Cioè questa qui DP mi ha detto: oh, mi raccomando, e la do, falla vedere, ma la devi toccare con proprio con le mani. Manco la tiro fuori, guarda, la lascio lì. Massimo, tiriamola fuori così, amo, piano piano. Ah, che c'è da fuoco. Eccola qui, ragazzi, è piena di dettagli. E pensate, che cos'è che costa davvero tanto di queste macchinine a livello di collezionismo? Le scocche. Ci sono delle scocche introvabili, ci sono delle scocche che costano, per esempio mi stava spiegando che l'Abarth, la 500 Abarth, ne hanno prodotte veramente poche, è super richiesta e può valere fino a 500 euro. Ci sono dei siti proprio appositi dove puoi andare a trovare queste scocche. Anche questa qui è un'edizione limitata e lui ne ha presa, non so se tipo 2 o 3, ed è solo da collezione, perché poi dopo se giri con questa qui e vai a sbattere, rompi qualsiasi cosa, te rode la chiappa. Quindi tu devi andare a girare un po' con quelle scocche poco costose. Sono dei modelli veramente belli e soprattutto sembrano delle mini 4WD, ma in realtà hanno tantissimo potenziale perché vengono guidate. Che cosa succede? Facciamo caso con Leon: se in 3, in 4, in 5 ci si vede, si organizza una pista, danni se ne fanno pochissimi, perché anche se vai a sbattere al massimo graffi un pochettino la scocca, ma insomma se ne prendiamo una che costa poco, chi se ne frega. Anche se vai a sbattere forte difficilmente fai danni. Sono alimentate a stilo e camminano, raga, veramente veramente forte, nonostante non abbiano magari da subito il brushless. Io l'ho provate, te diverti effettivamente, e sono complicate il giusto. Tutti insieme degli amici che stanno lì e gareggiano tra di loro, le differenze magari sono minime. Secondo me puoi fare delle cose assurde se fai una pista fatta bene, se fai che arrivano con il camion e le scarichi, puoi fare i raduni. Cioè raga, mi vengono in mente un sacco di cose fighe. Ci sono le GT, magari ci sono le tuning, ci sono, che cacchio ne so, fai serata, oggi solo serata Fast and Furious, che ne so, puoi utilizzare la Skyline, puoi utilizzare la Charger, non lo so, mi vengono in mente queste cose malate, tipo in officina che arriviamo ognuno con la macchinina sua. E poi dopo ci sono anche le buggy, anche queste non sono uno scherzo, non sono un gioco, perché sospensioni a olio, pezzi di ricambio su qualsiasi cosa, sia se vogliamo migliorarle, sia se per caso andiamo un pochettino a romperla. Quindi questa invece mi ha detto: guarda, questa qua un pochettino la puoi maltrattare, perché tanto è la mia, è già mezza sgraffiettata e puoi farci quello che vuoi. A me sta partendo proprio la scimmia per queste macchinine, perché non costano prezzi proprio esorbitanti, sono un po' alla portata di tutti. Certo non costano nemmeno poco, ma la tecnologia è tanta in poco spazio, quindi parliamo intorno di 200 euro 230 euro. Però tu te compri questa qua e stai a posto, te diverti, te incontri con gli altri, giri, e penso che sia forse la scelta migliore per l'officina. Sta pure a pensare da tipo una 1.8 a tutti quanti, ma viene in prezzo esorbitante, perché tra batterie, quello, quell'altro. Invece qui è già tutto incluso, mini stilo, paghi la macchinina e sei pronto a andare, e sei già competitivo. Vediamo quanto effettivamente è divertente una Kyosho buggy da utilizzare, boh, in giro, non lo so, mi divertirò adesso, vi rompo le palle in officina agli altri, e sviluppiamo anche questa passione qua. Che cosa ci si può fare? Questi sono, diciamo, il contenuto della scatola. Vedete, c'è la trasmittente, tutti i pezzi, c'è la chiavetta per smontare le gomme.
fiamme, qualora dopo un po' che si consumano. Questa qua è tutta la meccanica della macchina. Ma poi c'è la trazione 4WD, ci stanno quelle anteriori, ci stanno quelle posteriori, cioè c'è un mondo incredibile. Comunque sì, andiamo ad aprirla per vedere il contenuto, nonostante, come vi ho detto, è aperta e quindi non è tutto un unboxing vero e puro. Vedete, ragazzi, voi dite, vabbè, quant'è sospensionata, bella resistente, bella rigida, ma questo poi lo testeremo sul campo. E poi niente, dentro trovi tutti questi pezzettini qua, olio, qualche parte di ricambio, chiavetta, qui c'è la trasmittente, ecco qui mi ha dato due stilo in più, grazie mille DP. Questa è la chiave per cambiare le gomme, semplice semplice, piccola piccola. Andiamo a vedere com'è fatta la trasmittente. Beh, non male, comunque sia, per essere fornita già direttamente con la macchinina, ha una qualità abbastanza premium. Ho visto, insomma, RTR tirare fuori trasmittenti molto più cheap, molto più bella, non è male. Anche il percepito è di solidità, vabbè, insomma, è chioscio, quindi si sa, insomma, ce lo aspettiamo. Quindi, che cosa dobbiamo fare adesso? A parte fatta questa piccola premessa, è dove, secondo me, vi ho alimentato un po' la curiosità e secondo me tutti quanti dovrebbero almeno avere una mini Z per divertirci, perché faremo dei raduni incredibili, raga, già lo so, sviluppo le idee e porca miseria faccio i raduni. Partiamo con la buggy, perché c'ha più senso, non la provo in pista, la provo in giro così per divertimento, e poi dopo magari la on la proveremo da qualche parte su una pista, non ve posso dire niente. Andiamo! Oh, siccome ultimamente in questo periodo, cioè, test, lo sarei andato a fare in un parco, non lo so, in un contesto verde, ma ultimamente piove sempre, ho aspettato il più possibile. Stai bene su una Mac, contesto verde. Io non ho mai detto di essere vostro amico! Molto bene, e quindi è una mini Zena, è una buggy, sì, effettivamente, quindi la utilizzeremo anche fuori. Andremo sul piazzale, però è fatta anche per giocare all'interno, e quindi perché non utilizzarla dentro l'officina? Oh, quindi, onne. Questa è già tutta bella scartavetrata dal mitico DP che ci ha dato la sua. Fa vedere? Mi dico. Mamma mia, come mi diverto. Oddio, che ho preso. Mamma mia. No, speravo che pensavi al topo. Guarda, raga, comunque sia, non lo... Guarda. Raga, comunque sia, guarda. Pure se c'è... Cioè, non la ferma niente. Quello sì, eh. Vedi, raga, basta che ci metti un po' di miele, l'orso segue il miele e tu, se tu lo vuoi mandare al bagno, poi zoppica pure, fa finta di star male. Se non puoi arrivare alla macchinetta, prendi il suo utilizzatore. Mini Z? Sì, Mini Z da buggy. Yosho. È una Yosho, sì. Sì, Mini Z fa solo Yosho. MP9. Bella, l'inferno. Drift. No, drift con queste no. Però, to. Bim, bim, bim. La voglio provare. Mo se le compriamo? Fanno un circuito. Esatto, infatti il fatto è, tipo, che ne so, fai il circuito in officina e vedi chi è più bravo a guidarla, chi arriva prima. Comunque, raga, è incredibile quanto le sospensioni, che tra l'altro sono a olio, no? Io ho detto, vabbè, saranno soltanto a molla, invece no, sono a olio, riescono tranquillamente a sopperire a qualsiasi cosa incontro. Pensate pure uno scalino del genere, come quello lì. Ecco perché è bella da buggy. Proviamo a utilizzare la rampa tipo alla GTA. Uiii! Ecco, giuda, è divertente la cifra, raga. Oh, utilizziamola in un piazzale. Questo qua, raga, è sconnesso, eh. Cioè, con tutto che è bassa, perché non è... Oddio. Danni, pure se vai a sbatte a pieno della potenza. Aspetta poi, ma che... Mi sa che va un attimo trimmata, perché va verso sinistra, fa vedere. No, ok, va dritta. Porco Giuda. Oh, ma cammina, raga, PS a batterie, è incredibile. Come se la cava sul fango? È una buggy. Ho bisogno di utilizzarla anche in contesti sporchi. Without problem.
Oddio che è troppo divertente. Cioè questa qui utilizzata insieme a altri 3-4 che hanno la stessa macchinina te diverti da matti. Ecco, questa è una problematica che purtroppo le mini Z hanno, ma più che altro forse soltanto le buggy, me l'aveva detto anche Daniele. Escono le gomme in seguito a un impatto. E che cosa bisogna fare? Niente, bisogna semplicemente rimetterla dentro. Ecco qua, niente di troppo complicato. Magari spegniamola, altrimenti il servo piccolino che chiameremo Servino avrà problemi. Quando esce la gomma è un po' una rottura de balle rimetterla dentro. No, non è vero, bisognava soltanto trovare il metodo. Via, facciamola ripartire da qua. Cioè vedete, raga, riesce anche a fare. Cioè comunque sia, è abbastanza alto per lei, no? Olè, se vi fate un percorso con le rampe, lei riesce tranquillamente a farlo. Ma poi guardate tutta la struttura sotto che c'ha. Ogni pezzo è modificabile e sistemabile in caso di danno. Vi faccio vedere anche la copertura, perché magari dite, vabbè, ma è piccolina, con radiocomando, quanto arriva lontano? Proviamo per di là. Ok, raga, laggiù è arrivato al limite. Oddio, il signore si è messo paura. Oh madonna, mi pareva un topo. Vedi, con lei ha funzionato, con Vittoria no. Forse questo non riesce a superarlo. No. No, aspetta, ce la devo fare. Troppo, diventa troppo. Eh no, perché ci ho proiettato una botta troppo forte. Perché così, essendo 4x4. Eccola. Olè! Manala addosso a Dario, va. Top. Questa è l'unica problematica che c'hanno ste cavolo di macchinine. Vedi, la gomma esce fuori dalla sede. Quindi fa così e rimetterà dentro. Vabbè, non ci vuole niente. A pile, utilizzate le ricaricabili, raga. Giocate mezz'ora. Mezz'ora del gioco. Che sembra poco, ma in realtà è tanto. Aspetta, passo. Oh, oh. Olè, ci sono passato con l'alettone. Poi ci passo? Sì. Ok. Mo parkour. Retromarcia. Aspetta che voglio mettere duro de... Oh no. Dai che è 4x4. E ecco, 4x4. È 4x4. È 16. Blocca un po' una ruota. Guarda un po' se vai. Oh. Ah, vedi. Oh, ce l'ha. Infatti prima ho visto che tre giravano e uno no. Doppio differenziale. Ecco perché costa come cosa. Passano 2,5 queste cose. Sì, salto? Vai. Vado, tutto gas? Tutto gas. Ecco il braccio. Oh, vedi, passa para. Vabbè ragazzi, direi che ci possiamo fermare così e fare le nostre considerazioni. Allora, sicuramente la macchinina costa, perché sarebbe un'ipocrisia dire non costa nulla. C'è però da dire che secondo me, specialmente se in compagnia, perché queste macchinine hanno ancora più senso se siamo in compagnia con altri che ce l'hanno, con altri che giocano con noi, il divertimento è alle stelle. Puoi giocare sempre, comunque, al chiuso, d'inverno, quando fa fuori, fa freddo, piove. Il costo è giustificato anche da una componentistica di tutto livello, che a primo impatto potrebbe sembrare insomma un po' così, un po' da giocattolo. In realtà non è affatto così, perché se la andiamo a guardare nel dettaglio è piena di dettagli per farla funzionare il più possibile, per fare il settaggio come più ci piace. La personalizzazione è alle stelle, sono belle resistenti, per cui hanno sicuramente superato le aspettative e, sono sincero, io sicuro me ne compro una e le faccio comprare anche a loro, quindi ve le comprate pure voi. Sì, ma comprate, oppure non lo so, faremo una convenzione con DP Modellismo. DP, manna tipo, dai, 5-6 macchinine, quant'è? Un millino? Mille... Ce l'hai, dai. Ma abbonda pure 6, dai, così almeno gli andiamo pure a Vittoria, giriamo tutti insieme, a pausa pranzo se mettiamo sì, qua. Sì, io voglio un modello specifico. Ah, voi già sta rompa. Noi te fate, io te prendiamo la macchinina, poi dopo te la modifichi. Voglio la Renault 4.
DP, facci un buon prezzo, perché ormai siamo entrati in fissa. Niente, io devo gareggiare pure quando non posso andare in pista con l'1.8, che se la pista è bagnata non si può andare. Se siete interessati all'acquisto, vi lascio il mio codice sconto qua sotto e anche il sito di DP Modellismo. Io lo ringrazio ancora una volta per avermi fatto provare anche questo mondo qui. E perché no, adesso possiamo provare a provare quelle stradali, magari in qualche pista. Con la Mini Z vuoi giocare? Mentre la tua ragazza va a fisioterapia. Filo della Mini Z è appunto poter giocare dove vuoi. La porti in giro e poi toh! La sto guida soltanto con una mano, non è facile per niente. No, c'è il filo che dà fastidio. Scusa, amore, non è. Eccolo. Aspetta, riesco a passare. Oh no! Sono carine però, eh? È troppo divertente. È carinissimo. Perché poi... No! È troppo veloce! Come animali contro tecnologia. Toooo! Vedi che fine gli faccio la sta macchina? Dai, poi gira. Virulina, volevi? Che poi questo è perché è 4WD, se no se fosse... Ma sai che c'è la possibilità pure di renderla solo posteriore. Quanto slitta? Però sarebbe divertente perché riesci a farci a girarci bene qua, a farla... Qui per fai donuts? Se fosse solo posteriore sì, così non c'ava perché aggrappano tutte e quattro le ruote, vedi? Solo no, più o meno c'ava, aspetta. Se riesci a... Eccolo. Bello, raga. Vedi? Le minimizzate servono pure dall'attesa della fisioterapia. Se il video vi è piaciuto, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, perché no, attivate anche la campanella. Guardate anche la possibilità di fare i tre differenti setting per mettere le sospensioni più inclinate, meno inclinate. Vabbè, io voi praticamente il video l'avete visto. Io tanto non sono un professionista, non devo recensivi, ho fatto vedere come funziona, vi ho fatto vedere tutto quanto, io continuo a giocare. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!